saputo un fatto grave! E che cosa? Che la moglie del principale lo tradisce! Oh, e allora glielo dobbiamo dire! E come? Quello è così geloso! Peggio di un siciliano! E allora dobbiamo trovare un sistema per dirglielo! Sì, ma con molta delicatezza! Con molto, molto tatto! E chi lo tengo tatto? Tu? Certamente no! Ragazzi, ci penso io! Zitto, zitto, sta arrivando! Sì, sì! Voi tre state sempre a chiacchierare! Ma io vorrei sapere che cosa ci avete da dire! Principale, è successo un fatto grave! Molto grave! Un fatto di corna! E a chi? Ad un nostro carissimo amico! E non sappiamo come dirglielo! Vabbè, allora non glielo dite! No, glielo dobbiamo dire, come ha detto lui, è il nostro carissimo amico. Capo, ma voi mi sembra che gli mangia una dolce vita col collo alto. Ah, sì, e perché? È stato attento quando mi è mattito perché si potesse una stracciata. Mariano, ma che dici? Mariano, ma che scema! Beh, forse ha ragione, perché giustamente io sono poche vecchie, li tengo già da parecchi anni, E comunque, quando vi cade qualcosa a terra, non vi chinate. È pericoloso. Perché? Io ce la faccio ancora. Lo so, ma potessimi cercare l'occhio a qualcuno. Ma che dici, Mariano? Non ti capisco. Comunque lo sapete che avete fatto una bella pariur con i denti, porcellana e avorio. Mariano, ma che devi fumare? Io non ti capisco oggi, Principà, sta scherzando. Fu comica, sta pazziana. E io oggi non è che c'è di pazziana. E va bene, allora parliamo di cose serie. Capo, voi che ne pensate dei tradimenti? È un fatto gravissimo. Vabbè, ma in Svezia li perdona. Oh, bella, ma qua non siamo in Svezia, siamo a Napoli, in Italia. Capo, recita una curiosità, ma se capitasse a voi, che facessero? A me? Io l'ammazzerei! Sì, principale, mandato in galera. E chi se ne frega? L'onore è l'onore. Ma che esagerazione, ma perché non la perdonereste? Ehi, mai e poi mai! Io la ammazzerei e la taglierei a pezzettini e la metterei dentro un boccaccio sott'olio! Ma adesso fatemene andare! Ma dove andate? Ehi, vado a casa da mia moglie! Aspettate, capo! Buttate il vostro boccaccio, come potesse servire!